stampa post partita, abbiamo il mustacchio, iniziamo con le domande da Mimma. Anch'io buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Tanto lavoro dal tuo piede, sono partite anche suggerimenti, però poi questa squadra vanifica con gli errori di nuovo molto molto pesanti, che non tolgono la fiducia della tifoseria, però che non so se minano un po' la vostra. No, perché la mole di gioco e di occasioni è tanta, quando tu crei tanto così non bisogna battersi, perché vuol dire che la strada è quella giusta. Vedo poi che dalla prima gara arrivare ad oggi, dove comunque tutte, secondo me, insomma, la prestazione c'è sempre stata, ma partendo dalla prima arrivata ad oggi percepisco anche in campo uno spessore diverso. Però come dici tu, è vero che dobbiamo essere, cioè dobbiamo dare tutti qualcosina in più, perché anche oggi è una partita che non credo che ci giriamo attorno, dobbiamo portare a casa punti per tutto quello che abbiamo fatto. Poi purtroppo è andato così, ma ripeto, non dobbiamo abbatterci perché la strada è quella giusta, io lo sento, devono rimanere sempre detti primi tre punti, perché cavolo, facciamo tanto e non dobbiamo vanificare il lavoro che facciamo, dobbiamo portarli a casa, perché è troppo importante. È così, più che quello porta tanta incazzatura, e questo non va bene. Mauro, vuoi intervenire? Sono mancata lucidità, oppure a un certo punto anche voi psicologicamente avete sofferto di questo duo colpo che avete patito, questo 1-2, questo possibile rigore non dato dal VAR? Insomma, una situazione difficile, perché poi alla fine quando le cose vanno male continuano ad andare male pur con grande impegno. Ma no, nel senso che, perché poi alla fine abbiamo creato praticamente fino agli ultimi minuti di gioco, quindi alla fine, cioè, io cosa posso dire ai miei compagni? Cioè, abbiamo creato occasioni gol fino alla fine, cioè ci abbiamo creduto fino alla fine. È chiaro che non è facile subire gol subito così, rialzarci, ma nonostante questo abbiamo continuato a giocare e a creare. Sul rigore io sono sincero, non voglio esprimermi, io credo insomma che chi abbia visto la partita insomma un'idea se la sia fatta, e credo sia, cioè, parlare sia sprecare energie, tempo, perché insomma penso sia sotto gli occhi di tutti, punto. Francesco? Arrivo, scusate. Mattia, quindi al di là di quello che è il lavoro, di quello che tu hai detto, di continuare su questa strada, comunque è solo una vittoria quella che può dare così la svolta in là, nonostante dopo queste 5 sconfitte? Ma sicuramente è importante, sicuramente dobbiamo continuare ad esprimere il gioco che stiamo facendo, perché stiamo creando veramente tanto. Allo stesso tempo dico però che ognuno di noi deve dare qualcosa in più, perché questi punti devono arrivare a casa, in qualsiasi modo devono arrivare a casa questi punti. Poi è chiaro che abbiamo creato tanto, cioè, cosa non è quello, cioè, in questo momento credo che ognuno di noi debba dentro di sé dirsi, raga, qualcosa in più, tutti qualcosa in più. Penso che questo sia la cosa che dobbiamo fare. Ascoltare l'allenatore, come arrivare al campo, vedere cosa abbiamo sbagliato, allenarci, migliorarci, perché sono sicuro, cioè, credo nei valori sia umani che tecnici dei miei compagni, e quindi dobbiamo continuare ad allenarci. Fabrizio, volevi intervenire anche tu? Prego. Sì, grazie.
Tu sei stato, buonasera Mattia, autore di una buona prova questa sera. Personalmente che cosa potresti fare di più? E poi un'altra cosa, la tifoseria, la curva, gli dati dal primo all'ultimo minuto, infurante del risultato. Questo è un aspetto positivo, immagino, per voi. Grazie. Allora, dal punto di vista personale, si può dare di più? Devo far gol? Devo far far gol al mio compagno? Oggi sì, è stata una buona gara, però non ho fatto far gol al mio compagno e non ho fatto gol, quindi si può sempre dare di più. Chiaramente in funzione del risultato della squadra, e credo che ognuno di noi debba fare qualcosa di più. Poi a volte può essere una giocata personale, con personalità, a volte può essere fare una rincorsa su un uomo, a volte può essere dare un aiuto in più a un compagno, tutti possiamo fare di più, dentro di noi lo sappiamo dove possiamo fare di più. A livello personale posso fare ancora di più, posso saltare una volta in più l'uomo, posso mettere un cross in più, posso far gol in più, un gol in più a un mio compagno, posso essere più incisivo perché lo devo essere. E credo che questo, indipendentemente dal risultato, ma se oggi il risultato era 3-0 per noi, nonostante il risultato, comunque ognuno di noi poteva fare qualcosa in più, me compreso. Questa è la mia filosofia per quanto riguarda i tifosi. Oggi sono stati incredibili, ma come del resto tutte le altre partite, credo che anche loro abbiano percepito comunque la nostra voglia, cioè veramente di far bene e di puntare al miglior risultato possibile. Anche noi siamo incazzati neri, ma anche perché poi oggi c'era tutto, c'è anche appunto fare una vittoria in casa, andare a giocare sotto i nostri tifosi, vogliamo questo, lo vogliamo veramente a tutti i costi e deve arrivare il prima possibile.